Quasi 3.000 persone in piazza oggi all'Aquila per dire no al terremoto fiscale che il provvedimento per la restituzione delle tasse che l'Europa ha considerato come aiuto di Stato rischia di provocare a 9 anni dal sisma e con una città che stava provando a rialzarsi a fatica. Istituzioni, operai delle imprese, aziende impegnate nella ricostruzione non solo, studenti aquilani, associazioni di categoria, sindacati e semplici cittadini nel corteo che dalla Fontana Luminosa si è spiegato per le vie di un centro ancora ferito prima di arrivare alla villa comunale dove le istituzioni hanno preso la parola. C'erano i parlamentari abruzzesi, anche la leader di Fratelli d'Italia Giorgia Meloni che come promesso era all'Aquila a sostenere una battaglia che non ha colori politici. In ballo del resto c'è la vita della città e del suo tessuto economico. È chiaro che una proroga di 4 mesi non può bastare. Io penso che sia fuori dal mondo un'Unione Europea che non distingue aiuti di Stato in debiti con quello che legittimamente una nazione può e deve fare per aiutare i suoi cittadini in un periodo emergenziale. Per noi vale il provvedimento come fu pensato al tempo, va restituito il 40% di quelle contribuzioni e va restituito in 10 anni. Fare una cosa diversa, pretendere la restituzione del 100% in una sola soluzione con gli interessi vuol dire scientificamente decidere di uccidere questo territorio e noi non lo consentiremo. Quindi serve un'Unione Europea che sia in grado di distinguere e di comportarsi in modo civile e serve un governo che quando l'Unione Europea non si comporta in modo civile e non esegue pedissequamente quello che l'Europa dice, per cui male l'Europa, male il governo nonostante la proroga, perché lì il governo deve dire no, vi state sbagliando, quei soldi non verranno restituiti come voi volete, volete fare l'inflazione? Perfetto, non pagheremo neanche i soldi all'inflazione. Io credo che se l'Aquila si è salvata nel 2009 è stata da un lato nella gestione dell'emergenza e l'approntamento delle abitazioni per gli sfollati e dall'altro attraverso il provvedimento di sospensione delle tasse, da un lato la salvezza demografica, dall'altro la salvezza economica. Chi oggi mette in discussione questo principio significa che vuole ammazzare la città dell'Aquila e noi naturalmente combatteremo affinché questo non avvenga con tutte le nostre forze. Per colpa di burocrati si rischia ora di dare un colpo mortale alla città dell'Aquila. Molte delle aziende coinvolte non sono in grado di pagare e chiuderanno. L'altro giorno un signore, un artigiano, si è sentito male, è stato portato in ospedale. Altre aziende, forse più solide, avranno nel proprio bilancio un buco a partire dalle 7 aziende, 2 della regione e 5 del comune, le quali avendo questo buco e non potendo per legge noi ripianare quel buco, dovranno probabilmente portare i libri in tribunale. In ogni caso la catena dei fornitori di tutte queste aziende andrà in crisi. Ci saranno centinaia e centinaia di posti di lavoro che si perdono. Non è possibile subire una cosa di questo genere.